Ed eccoci qui, pronti, non prontissimi, ma pronti a iniziare nuovamente il nostro Undertale. Ok, adesso dovreste anche vederlo. Ed eccoci qui, ciao Lark, come stai, bello? Buonasera e benvenuti a tutti, con una luce un po' più espansiva. Spero che si veda tutto un po' meglio così. Eccoci qui, pronti a continuare la nostra avventura. Let's go. Abbiamo Toriel che adesso ci fa il solito tutorial. E andiamo. Il tutorial. Va bene, top, top. Seguo anche il Poppy, quindi senti la spalla. Dicevamo di Undertale. Ecco, adesso che tanto mentre facciamo il tutorial possiamo parlare tutto il tempo che vuoi. Cosa volevi dirmi? Cosa volevi dirmi? Allora, è arrivato il momento. Allora, sì. È così, splendido, sono fiera di te, andiamo. Questo non cambia niente. Ok. Dobbiamo parlarci adesso con la manichina, dobbiamo fare comunque la True Pacifist. Pupazzo, osserva, pupazzo. Cuor di cotone, occhio bottone, qual è la tua intenzione? Ci guarda, se ne sta lì impalato. Pupazzo, parla. Parli al pupazzo. Pare che non gli vada di chiacchierare. Toriel sembra contenta di te. Hai vinto, hai ottenuto 0 PE e 0 oro. Drac, ciao nipotina! Ciao stranger, come state belli? Parto dall'inizio, dimmi tutto quello che vuoi dire. Drac, e si termina la run, eh? Sì, dobbiamo farla tutta quanta True Pacifist, abbiamo detto, no? Quindi questa qua è l'ultima run che facciamo, ragazzi, di Undertale. Perché penso che poi dopo questo abbiamo visto tutti i finali. Finali importanti, comunque quelli principali. Se c'è qualcosa che volete far vedere, poi ce la vediamo su Google. Sono beccata la pubblicità. Capita, capita, nipotina, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, come state? Raccontatemi com'è andata la vostra giornata. Allora, qui abbiamo parlato, c'è un altro rompicapo. Sì, posso riparlarci, no, eh? Ok, e tu? Tutto a posto. Tutto a posto, un po' stanchino, ma tutto a posto. Poterti parlare di Undertale, premessa, hai capito a chi dai il nome all'inizio, giusto? Al figlio umano di Toriel e Cos. Toriel lo guarda malissimo, non è. Ok, andiamo. E devo scappare. Buona partita e buona serata. Ciao gatto, grazie della comparsa. Un bacione a nipotina. Se vuoi stasera c'è la Pirate Night con Rox, eh? Mi raccomando, ragazzi, stasera alle 22 facciamo i pirati con mia figlia Roxtan. Fondamentale. Corretto, eh sì. E penso di averlo capito abbastanza bene tutto quanto il gioco, quindi. Allora, te la sei cavata benissimo fino a qua, qui, tesoro mio, tuttavia ho una richiesta difficile da farti. Vittorio, passi questa stanza senza di me. Sì, a tutorial. A Rufaia. Easy way, proprio. Salute, tesoro mio, non ti avevo abbandonato, ero soltanto nascosto dietro il pilastro. Grazie per avermi fatto di me. Importante, via di dipendenza, va bene. Il cellulare. Ok. E adesso la chiamiamo. La corteggiamo.
Sei adorabile, difficile di guance. Sono certa che troverai meglio una vecchietta come me. La salutiamo. Sì, volevo soltanto salutarti. Oh, la tua storia. Sono Tori, sapevi più di me. Beh, temo che non ci sia molto da dire. Sono soltanto una sciocca vecchietta che si preoccupa troppo. Salutiamo ancora, vuoi salutarmi nuovo? Saluti, è sufficiente? Allora, il figlio del re, che chiamerò Drac perché è canon, cade dal monte e viene adottato, sì. Vive felice con la famiglia dei reali, noi ricordiamo che siano i mostri boss. Comunque, per la completezza, ti dico che il fine della Soulless si divide comunque in due, quindi ne fai uno e l'altro ti tocca vederlo da altre parti, va bene, lo vediamo tranquillamente da altre parti. Parlatore, ti annoi? Avrei dovuto darti un libro, mi scuso. Perché non usi la fantasia per distrarti? Può fingi di essere un sovrano? Regna su un mucchio di foglie con il pugno di ferro. Puoi farlo per me? Parlatore, ciao tesoro, mi spiace ma non ho molto da dire, però mi è fatto piacere sentirti. Parlatore, il ciao tesoro, ok. Chiama mamma. Sono Toriel. Mi ha appena chiamato mamma. Beh, immagino che ti renderebbe felice chiamarmi madre. Va bene, la chiami pure come desideri. Corteggia. Oh, cielo, ma fai sul serio? Dopo, perfino, mi chiami madre. Sei una creatura di fuoco interessante. Ok, adesso si blocca soltanto così, perfetto. Abbiamo fatto tutti i dialoghi. Andiamo. Pronto, sono Toriel, hai lasciato la stanza, vero? Sì, non ti preoccupare, Toriel. Cra cra cra. Consiglio, queste volte agisci, ok. Sì, questo qua ci spiega come fare praticamente. È colui che ci ha spiegato come fare la pace, visto? Allora, rubiamoci tutte le caramelle possibili. No, 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 io sono sempre per la pace, per il pacifismo. L'ho scritto pure nel titolo, siamo super pacifisti oggi. Let's go, andiamo. Non vogliamo perdere tempo a farmare. Draco non era una brava persona e creò un piano per diventare un essere incredibile insieme a Asel, ricordi come? Beh, questo qua lo dentro al laboratorio segreto, tipo lo scopriamo queste cose, giusto? No. No, perché nel laboratorio segreto ci fa capire che la tizia praticamente crea Flau in qualche modo. No, non voglio attaccarlo, scusami. Consola. Ok, andiamo. Nel laboratorio di Alphys, sì. No, non ricordo precisamente come, è passato troppo tempo. Sapete, questo dettaglio è passato troppo tempo. Aia. Voleva prendere le anime per diventare più forte, forse? Per una cosa del genere? C'è il fatto di tutte le varie anime per diventare più forte, per poter mostri boss hanno la capacità di mantenere la loro anima integra, di potersi fondere con un'anima umana per diventare mostri potentissimi. Che fa Astra? Eh sì, ok. Allora, complimenta. Ah, questo qua mi attaccano adesso. Sì. Ok, risparmio e andiamo. Ehi, piano. Ok. Dai.
adesso. Andava bene, sì, certo, non si sposta di nuovo, che stronzo. Andiamo. Ok. Dracula scopre e decide di dare la sua anima ad Astriel. Infatti tutti pensano che sia morto di malattia, ma in realtà è il tipo è stato tipo avvelenato completamente, qualcosa del genere. Ok. E poi Astriel decide di andare praticamente, di portare Drac nel suo villaggio perché gli piacevano i fiori gialli. Tipo, no? Una cosa del genere. Ricordo male. Upsta block. Rallegra. Ha fatto un sorriso paziente, non so. Che sound, no? Upsta block. Osserva, non sono davvero in vena adesso, scusa. Dunque, sembra avergli migliorato l'onore. Ok, rallegriamolo ancora. Ci provo. Che sta facendo? Lo chiamo Mr. Block. Ti piace, è bellissimo. Attendo con ansia la tua risposta. Rallegra. Oh cavolo. Di solito vengo nelle rovine perché non c'è nessuno in giro, ma oggi ho trovato qualcuno di gentile. Oh, sto blaterando. Mi levo dai piedi. Che grande che è sto block. Infatti tutti pensano che sia morto di malattia, ok. Ah, ok, questo che già avevo letto, esatto. Ma invece di distruggere tutti non fa niente, torna indietro e muore anche lui, esatto. L'anima di Astriel sparisce, la polvere di quel che rimane di lui finisce nei fiori gialli, quella di Drac rimane nel sottosuolo. Ok. E praticamente noi abbiamo visto che Astriel diventa Flowey, fondamentalmente. E invece noi, cioè Drac, non c'è Drac, finché non iniziamo la Genocide. Perché lì invece ti fa capire che è Drac che si è ripreso e non è il non è Frisk che è caduto. Qua ci dovrebbe essere la ranocchia piccolissima da qualche parte, sì. Crac crac cra, F4, roba. Molto utile. Grazie. Sì, perché Alfie sta facendo esperimenti di terminazione sui fiori e uno ci riesce praticamente a mettere l'anima. Sì. Il fatto che poi ci stanno tutte le anime che con cui ho fatto esperimenti che rimangono lì in circolo e tutto il resto appresso. Perché prende uno dei fiori su cui è proprio da Aster e lo resuscita pieno di determinazione ma senza un'anima. E infatti ci sta Flowey che dice che non riesce a provare nessun sentimento e cose del genere. Ah, ok. Blattero. Risparmio anche a lui. Pronto? Mi sono appena reso conto che da un po' che non devo pulisco. Aspetta, vabbè, pulisci, non ti preoccupare, Tori. Detenzione ma senza anima. Drac viene nel frattempo seppellito nelle rovine, sotto l'albero con le foglie morte. Da Toriel che scappa dal castello. Ok. E quella c'è l'unica tomba aperta, è quella di Drac, no? All'amico verdurino agisci, parla, le piante non parlano più per la tua salute. Ok, pranza, ti danno qualcosa alla pancia, verdure, ti offro un passo a salutare, mangia le verdure. Ah già, devo mangiarmi la verdura, cazzo, sbagliato. Mangia le verdure, dammi la verdurina buona. Eccola qua. Adesso possiamo andarci. Sì. Sto morendo?
morendo. Le altre barre sono di esseri umani caduti nel sottosuolo che si è sconfitti Asgore. Sì. Le anime sono colorate. Quando fai la battaglia con Flavi Photoshopped, là, come cazzo lo chiamano, ti fa capire praticamente anche cosa avevano, cosa facevano nella loro vita, praticamente, quelle anime. C'è tipo il cuoco, c'è la ballerina, tipo una cosa del genere, stanno le varie cose. Allora, fiocco sbiadito, usiamolo. Usa, indossato il fiocco, ma direi che mi mangio pure una caramella. Giusto per sicurezza, sto mezzo morto. Qua sotto c'era un Absablock di nuovo da qualche parte, eccolo qua. Ciao bro. Sono caduto in un buco e non riesco ad alzarmi. Continua senza di me. Aspetta, gli spettri volano, sbaglia. Ah, beh. È un grande Lapsablock. Allora, questo qua cosa dobbiamo fare? Non deridere. Finalmente. E Drac non è completamente sparito, prova a possessarsi di Fisk quando cade nel sottosuolo. Per questo tutti lo scambiano per lui. Drac è un po' l'avatar del giocatore in questo momento. Sì, ok. Cioè, è in tutto e per tutto l'avatar del giocatore. L'abbiamo capito praticamente nella Genocide, ci fa capire quanto sia il nostro avatar, ma comunque sia un'entità a parte. Mangio le verdurine, Cristo la verdurina, ok. Ah, già non ho preso il... quello al centro di là. Quando fai le tue passive stai agendo come Frisk e alla fine ti riconoscono come Frisk. Eh sì, ok. E se fai la Genocide, Drac risponde completamente alla vita delle fazioni e poi fai il controllo. Tutto questo capisce senza il tradimento. Io non ho capito però quando... Allora, quando inizia la Genocide, quando è iniziata la Genocide, non ho trovato Flawi. Flawi non c'era. Ok, per tutta la Genocide noi non abbiamo visto Flavio all'inizio della situazione. È perché ho fatto l'anno Mercy prima, è una conseguenza dell'anno Mercy, il fatto che Flavio non sia apparso e ci seguiva soltanto, o è per qualche altro motivo? Che l'unica cosa che mi spiego è che per l'anno Mercy che non era apparso. È una conseguenza dell'universo, mi sa, ok. È stato molto interessante come situazione. Perché la Genocide mostra cambiamenti praticamente quando comincia a dire non c'è nessuno. Ok, soltanto da lì mostra cambiamenti, ok. Se esamini alcuni oggetti in casa di Toriel compaiono scritte in rosso con dei pensieri di Drac. Sì, ma già quando abbiamo notato, quando abbiamo, come si dice, quando abbiamo visto allo specchio già vedi proprio la cosa diversa. Che fa proprio sono io Drac, non dice come diceva prima, come dirà adesso probabilmente. Ciao Sam, come stai, bello? Com'è andata la tua giornata? Adesso mi spera questo il verde. Sì, troppo forte. Tipo dove stanno i coltelli in cucina? Sì, dice un sacco di cose particolari. Vabbè, là ti fa capire quanto praticamente Drac stia prendendo il sopravvento della situazione. Quanto pian piano
prenda lui, come quando uccide praticamente, come si dice, dopo Toriel, praticamente. Papyrus lui prende e l'attacca direttamente, se non sbaglio, con Metatron non abbiamo proprio voce in capitolo, fa tutto da solo. Confidenza, ho visto Toriel con la spesa, va bene, sì. E qua troviamo il coltellino. Tutto giocato. Lo mettiamo giusto per... Tanto non li usiamo. Ho fatto scuola fino alle 16. Oh mio Dio, che c'avevi? Qualche cosa speciale? Cielo più rivista, va bene. Sì, era fuori di testa con un balcone. Sì. Come fai a arrivare qui, tesoro? Tutto bene? Sì, tutto bene. Dai, mamma, andiamo. Senti quel profumo, sorpresa, una crostata a caramella, bla bla bla. Sì. Ok, ci mostra la stanza, ecco qua. Spero che ti piaccia. Non sei bruciata? Ah, tu accomodati pure. Va bene. Canzoncina del godo. Della luce spenta. Figata. E si dorme un po'. Crostatina del godo. Avete crostato caramella e cannella. Top. Qua ci sono i famosi fiori gialli. Sono un po' ovunque. E qui diceva se, qua non diceva sei tu, ma diceva guarda, è Dracca, una cosa del genere. Yep, ieri oggi ho il corso di pittura, top, allora, dai, allora è una bella cosa. Sì, le battute squallide di Toriel e Sansa. Secchia di lumache, un cactus, pianta un po' tsundere. Cassetto di calzini di Toriel, ai ai ai. Ok. Nel complesso ho detto tutto. Se qualcosa non torna, chiedi pure. Tutto il resto stai per viverlo di nuovo. Sì, infatti. Anche perché ritorneremo anche nel dato che dobbiamo fare una true pacifist, capito? Ritorneremo anche nel laboratorio di Alphys per leggere il tutto. Asgore non ce la fa proprio con i nomi, quindi casa è nuova casa. Allora, caminetto, va bene. Toriel già in piedi, volevo sapere, non mi dice come ospite, bla bla bla. Programma formativo, volevo sorprenderti, ok, voleva fare la maestra. C'è qualcosa? C'è. Ah, nulla. Ok. Continuiamo l'esploro. Ma non penso ci sia altro, non ricordo se c'era altro, ma non mi sembra. Adesso andiamo qui e Toriel ci porta indietro più volte. E noi lo facciamo finché praticamente non si rompe il cazzo. Se ricordo bene la situazione. Ma che dite la webcam così, ragazzi? Ho messo la luce. Si dovrebbe vedere un po' meglio. Con la luce così. Vi garba? Si vede tutta la stanza dietro, però. Datemi anche un vostro parere. Ti va di leggere un libro?
Mi piace questo gioco. Come un po' in giardino. Dico davvero. Tra un po' inizia ad essere stizzita la cosa. Eccolo qua. Adesso dovrebbe essere andata con i puntini e basta. Andiamo a parlare con Toriel. Oh, ciao, volevi si chiama sarebbe una. Ti va? Certo. Comunque siete sulle lumache, lo sapevi che le lumache hanno una lingua dentata chiamata radula? Interessante, già. Beh, dimmi pure se ti serve altro. Cosa? C'è qualcosa che di pure. Mi sa che devo chiedergli come si esce dalle rovine. Devo fare una cosa, resta qui. Ok. Iniziamo giusto per Toriel. Ok. Immagino che non ci sia un altro modo per fare cose, quindi dobbiamo andare lì. Lei ci dirà di non seguirla. Sapere come tornare a casa, non è vero? Un po' più avanti c'è la fine del rovine, un parco che sono andato per il resto del sottosuolo. A distruggerlo nessuno può andarsene. Come ti dico, e va di sopra. Se me ne vado adesso di sopra, cambia qualcosa? No, non c'è un finale. Dove io me ne posso stare qui, a casa di Toriel? Immagino. Immagino che non esista un finale del genere, semplicemente adesso mi sta aspettando per bloccarla. Confermate? Come la trovo a leggere di nuovo? No, sarà là sotto, infatti. Sarà là sotto, ferma. Dobbiamo soltanto andare lì. Let's go. Ah, mamma, mamma. Ogni umano che finisce qua giù fa la stessa fine. L'ho visto cadere ancora e ancora. Arrivano, partono e muoiono. Quante genità. Se esci dalle rovine, lui, Asgore, ti ucciderà. Ti sto solo proteggendo, lo capisci? Vai in camera tua. Ci sono andato, mamma, tu non mi hai detto niente. Non ci credi per mai l'ultimo avvertimento. Ah, aspetta, aspetta, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Se non sbaglio. Non penso di poter morire contro Toriel. Perché lei, quando arriviamo a poca vita, comunque non ci attacca più, praticamente. Però volevo fare un salvataggino. Un doppio salvataggino perché ci sta. Allora. Vediamo un po'. Vendartene così tanto. Dare qua agli altri. C'è solo una soluzione. Dimostrami che hai la forza di sopravvivere. La determinazione. Agisci. Osserva. Attacco 80, difesa 80. Sa cosa è meglio per te. Non ricordo ancora come si scansa. Parla. Non ti è venuto in mente nessuno spunto di discussione. Che mi sa che però per sconfiggerla è proprio il farci colpire la situazione. E provate a cercare di dire qualcosa, ma. Tanto a un certo punto ci inizierà a non colpire più. Praticamente parlare non sembra la soluzione a questa situazione. Ok. Guardate, cioè, si è fatto soltanto un danno e si è tolta. Torella ha un fare distaccato. Pietà. Risparmia. Risparmia. Adesso iniziano ad attaccarci più, eccola qua. Guardate come fa la disinvolta. Guarda, gira pure lo sguardo.
Che bello quando l'abbiamo scoperto in, in blind. Che stai facendo? Se voglio morire non posso. Non posso. Scappa. Scappa da me, non mi attacca. Non respiro blu. Attacco, fuggi via! Sono determinato, Torio. Io non scappo. Ah, non vuole parlare comunque. Ok, vabbè, l'unica soluzione è continuare a risparmiare. Cosa cerchi di dimostrare? Combatti o vattene! Sono determinato a non combattere, mamma. Siamo pronti. Mettila. Non smettiamo niente, bro. Senti di guardarmi così. Dovrei preparare un attacco magico. Vattene. Vai, vai. Voglio vedere l'attacco magico. Guarda lì. Che magia. Let's go. Guardate la sua faccia, sempre più rassegnata. So che vuoi tornare a casa, ma... Per favore, ora va di sopra. Prometto che mi prenderò cura di te. So che non abbiamo molto, però... Possiamo vivere bene qui. Perché vuoi complicare le cose? Ti prego, vai di sopra. Patetico, non è vero? Non riesco neanche a salvare un pargolo come te. No, capisco. Non saresti felice in gabbia qua giù. Le rovine sembrano piccole dopo un po' di tempo. Non sarebbe giusto farti crescere in un posto del genere. Le mie aspettative, la mia solitudine, la mia paura. Per te, tesoro, mio tesoro, le metterò da parte. Se desideri davvero lasciare le rovine, non ti fermerò. Tuttavia, quando te ne andrai, non tornare più, ti prego. Spero che tu capisca. Che cucciolo. Abbraccino, Coccolo. Addio, tesoro mio. Addio, mamma. Ci vediamo alla fine di questo percorso. Let's go. C'era Flavio in merda? Mi sa che c'era Flavio in merda alla fine del corridoio. O c'era direttamente la porta con Sans. C'è Flavio in merda, c'è Flavio in merda. Geniale, davvero geniale. Ti credi tanto intelligente, non è così? In questo mondo o uccidi o vieni ucciso. Hai avuto modo di giocare secondo le tue regole. Eccolo lì, Flavio merda. Hai risparmiato la vita di una sola persona. Scommetto che ti senti alla grande. Stavolta non è ucciso nessuno. Ma che farai quando troverai un assassino implacabile? Morirai, morirai e morirai. Finché non ti stuferai. E che farai allora? Ucciderai dalla frustrazione? O rinuncerai a tutto? A questo, del tutto a questo mondo? E lascerai a me il potere di controllarlo. Io sono il principe del futuro, il principe del futuro di questo mondo. Non aver paura, monarca in miniatura. Non pianifico un regicidio, ma qualcosa di molto più interessante. Guarda, guarda, fuori merda.
Ma c'è mia figlia, illuminatissimo. Hai visto? Ti piace, figlia? Che dici? Che dici con questa illuminazione nuova? Non si vede, vero, il riflesso negli occhiali? Non mi sembra. Undertale. Pronti. Di Toby Fox. Qui c'è una bella telecamera nascosta. Guarda Alphys che già ci osserva dall'inizio praticamente. Ti mancano solo le lucine colorate dietro e sei perfetto. Dici? La lucina colorata? Penso che un giorno mettiamo un bel green screen dietro invece della lucina colorata. Si posso stare più tutt'uno dentro al gioco, magari facciamo soltanto la striscetta sotto di me col nome. Chissà, poi vedremo. Ho trovato dei green screen che si mettono praticamente, si incastrano praticamente dietro alla sedia. Potrebbero essere interessanti. Non lo so. Non lo so. Poi vedremo. Dai, Sans, fai la scorreggia. Qui non è cambiato niente, ma penso che non cambi molto. Cuscino scorreggia è sempre divertente, con questo è normale, non è vero, è troppo divertente, sono Sans lo scheletro, in realtà io sarei da guardia per controllare se passano i mani, ma sai com'è, non interessa molto catturare la gente. Vederlo varire, sì. A me non piace tanto il green screen, lo so, me l'avevi detto che a te non piace il green screen, che vuoi vedere la stanza e la gente. Se devo trovare qualcosa da mettermi dietro per abbellire la mia stanza. Vedi il letto, c'è il letto, è quello il problema. Madre dorata! C'è dietro la forma di lampada, ok. Mi sa che fino alla fine è sempre una pacifista normale, ragazzi. O cambia qualcosa? Ditemi se devo prestare attenzione a qualche dialogo che io mo li sto skippando perché rileggermeli tutti quanti mi sembra un po' inutile. Che mi sembrano davvero tutti quanti uguali. Che ora puoi uscire? Va bene, Sans. E andare, tornare, ti devo sopprimere, andassi dentro a tutto. Ok. In realtà scusi il disturbo, ma pensavo che mio fratello sia entrato ultimamente. Sì, lo tiriamo giù su di morale, non ti preoccupare, Sans. Torri non ci risponde più. Decidi di non chiamare? Perché non chiamiamo? Chiamiamolo, scusa. Niente. Non me lo fa chiamare. Un po' scortese. Usiamo lo scrigno, mettiamo il cerotto e il bastone. E andiamo. Se è una domanda seria, grazie di pensare che sia ancora così giovane andare a scuola. È perché la mamma, capì? Quindi sta chiedendo alla figlia come è andata a scuola, capisci? È il roleplay. Quindi, come ti stavo dicendo, Sundin. Adesso impazzisce. Quello è un umano! Sans, mio Dio, è per caso un essere umano? Ma no, è una pietra. A dire il vero, credo sia un sas. Ecco qua. Oh, cosa c'è davanti al sas? Oh mio Dio, è per caso un essere umano? Sì. Oh mio Dio, Sans ce l'ho fatta. Un dimmi, diventerò popolare. Sì, catturerò. Vieni, umano, ti faccio fare gli indovinelli. Andiamo.
Sei sempre stata così burlona anche quando eri appena nata. Io e Drac ti guardavamo e tu facevi battute sull'essere grande come gli adulti. Che sarebbe solo un giorno, sarà già la nostra vita, capivo. Drac, dobbiamo fare chiacchiere. E dopo ci colleghiamo un po' prima, stasera, prima della serata pirata, e fa chiacchieriamo. Allora, il dragaccio ti svolazza in faccia, rido. Il dragaccio possa fare una battuta. E tu che ti ridi? Scusami, dragaccio. Devi fare prima la battuta. Odore di cuscino bagnaticcio. Scherza. È una freddura orribile. Questa la conosco. Beh, questo fa le freddure. È un po' tali in batisco. Dove sono tali in batisco che fanno le freddure anche loro? Osserva. Questo giovane comico lotta per avere un pubblico positivo. Battaglia di sangue freddo. Ok. Proviamo alla sua prossima battuta. Ok, ridi. Visto, risate! Papà aveva torto! Bravo, Draghiaccio. Ok, immagino che possiamo risparmiarlo adesso. Let's go. Oh, madrata, anche se ormai sono adulta, rimane sempre la mamma. Non devi temere il nido vuoto, sempre con voi nei vostri cuori. Ipers, per quanto andrete a caccia ai polpi nel mare, copritevi che stasera si prevede burrasca in mare aperto. Stranger. Qualcosa si è mosso. Me lo sono immaginato? No, non te lo sei immaginato. Sono io che mi sto muovendo. Cantola. Cantiere della salute e passa la paura. Blocca la strada. Accarezziamolo. Troppo insospettito dai tuoi movimenti. Non ti muovere. Chi si muove? Non riesci a trovare nulla. Accarezza. Cosa mi hanno accarezzato? Carezze. È stato accarezzato. Ok, perfetto. Contento delle cocco. Qualcosa mi ha accarezzato. Qualcosa che non si muove. Mi serviranno dei biscotti per cani dopo questa. Hello? Salve, c'è qualcuno lì? No. Che cane da guardia, ragazzi. Ehi, voi due, mi stai prendendo in giro? Molto divertente. Cagnone, sei tu? Andiamo. Sa che l'altra volta non l'ho fatto. Beh, non può essere lo scheletro alto, è troppo rumoroso. Chiunque tu sia, piantala! Ok, nella prima run non gli avevamo dato fastidio così. Interessante vedere le sue reazioni. Ehi, c'è una cosa importante che ti ricordo. Mio fratello ha un attacco speciale. Il tacco blu non ti devi muovere, ti farei male. Sì, tranquillo. Sì. Ricordo, sei nel blu, stop. Ghiaccio. Allora, qua c'è il pupazzo di neve. Pupazzo di neve, vorrei vedere il mondo, ma non posso muovermi. Se potessi essere così gentile e viandante, per favore, prendi un pezzo di me e portalo lontano. Sì. Grazie, buona fortuna. Hai preso un pezzo di pupazzo. Come sto? Sì, tutto bene. Ma ti devo mettere. Devo conservare, se no per sbaglio ti uso. Allora. Che nella prima run abbiamo portato con noi. Va bene, qua fa. Ah, l'umano! Fermati! Sì, cose elettriche, bla bla bla, spum, spam, pum, pss. Che gioia dire visivamente queste parole. Non ti preoccupare, madre. Non ti metterò in casa di riposo. Ok,
Oh mio dio, che difficile. Mi sbatto contro. Succede qualcosa. Sei contento, Papyrus? Se io sbatto contro. Non è tanto contento. Credibile, si agge come una volpe. Hai superato facilmente, troppo facilmente. Vabbè, vai, vai, vai. Grazie, mio fratello, ti stai divertendo. Sì, sta divertendo un sacco. Cavolo, non è figo mio fratello? Capisco che compri gelato. Dai, fammi comprare un gelato. Sì, sì, lo voglio, lo voglio. Sì. Grazie. Oh, che gentil figliola che sei, mia cara adorata. Tuo padre sarebbe fiero di te, ma devo confessarti un segreto oscuro alquanto. Mi dica madre che può confidarsi con me. Un segreto oscuro. Stavo pensando di cominciare a vendere dolciumi anche io. Ti vuole la neve fritta? Sì. Ok, dammi la neve fritta. Sì, sì, che non hai soldi, è tutto a posto. Non ho la neve. Hai ragione. I should change way more than that. Ok. Dica madre, può confidarsi con me. Oh no, si sta sciogliendo. Corri, corri. Fallito. Fallito altissimamente. Il mio calcio alla palla. No, ce l'ho fatta. Verde, la tua cura riguardo alla palla ti ha portato a vedere la stessa vittoria. Ha vinto un gold. Top. Siamo potentissimi. Sembra una pallina, in realtà è un nevecaedro. Un nevecaedro, ragazzi, tanta roba il nevecaedro. Ok, andiamo qua sopra. Ci stanno le due gocce. Di lui e di lei. Passive per questa degli odori. Sì, vabbè. Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo. I due cagnugi. Aspettabilmente per... Sans, dove è il puzzle? Per terra, fidati, non ci riuscirà. Olè, Sans, non ne vedo l'occhiata. Ops, ma ci avevo veduto, sarebbe proprio crociato. Proprio crociato, che baggiato. Secondo me gli anagrammi sono senza dubbio più difficili. Incredibile, risolvi questo diverbio. Quello più difficile è anagrammi, ma facciamolo contento. Ho proprio ragione, ma devono essere molto intelligenti. Anche loro trovano gli difficili gli anagrammi. Grazie per aver detto anagrammi per pregare mio fratello. Ieri era rimasto bloccato cercando di risolvere l'oroscopo. Grazie, ok. Avete il virus? Sì, sì, spaghetti. Niente. Ok. Poi dobbiamo ricordare di dirci che ci siamo mangiati gli spaghetti. Ci dispiace. Un pulsante nascosto nella neve. Click. C'è un compare. Compare un cagnolino. Cagnolino. Accarezziamolo. Leggermente ha alzato la mano, il cagnolino si è eccitato. Ecco qua, mi ci salta addosso. Ok, è andato. Adesso il pulsante è bloccato. Cosa ha fatto sto pulsante? Non mi ricordavo sto pulsante. Ah, sì, ok, ho fatto direttamente l'indovinello apposta. Troppo forte. Ecco, qua stanno i cagnugi adesso. Niente, Stranger ha buttato lì il segreto ed è scomparso. Dov'è questo odore? Senti un odore? Fica immediatamente. Ecco quello strano odore. Mi fa venire voglia di eliminare. Eliminare te. Ai ai ai. Cagnugi ti assaliscono. Cagni Antonio!
Accarezza. Però pensa, aspetti al tuo odore. Aia. Oh cazzo, questo come si scansava così? Funzionato. Assurdo. Però mi hanno colpito lo stesso. Proviamo a riannusarlo. È lo stesso odore di prima. Cos'è questo odore? Puzza sotto il naso. Oh no. Fallito, non si fa così. Facciamo così. Facciamo così. Troppo forte. Quando è il prossimo torneo di coppiette. Cagnese. Ah, devo rotolare. Devo rotolare. Scusatemi, il fango nella neve. Ora il tuo odore cucciolo è un po' strano. Ok, ok. Aiuto. Sbagliato. Sbagliato due volte. Fermo. Fermo, devo stare. Vorrebbero riannusarti. Riannusata. Se io ho trovato il fango, ma non odorino niente male. Cosa? C'è l'odore di... sei un piccolo cucciolo? Un cucciolino. Aia. I coniugi credono che tu sia un cucciolo e che si è perso. Accarezziamoli. Oh, cucciolino che carezza. Oh, beh. Cagnese, accarezziamo Cagnese. È un cane che accarezza cani. E a me, dice Cagni Antonio. Non vuoi finire di accarezzare a te, amico mio. Hai aperto un nuovo mondo e... Ok, perfetto. Let's go. I cani possono accarezzare altri cani. Ci si è aperto un mondo. Voglio già cenare, ma è troppo presto. C'hai fame, figlia? Un po' prestino. È una tragedia che mi porta nel cuore da quando nascesti. In realtà io non ero una buona madre. Ti diedi alle cure di una gentil donzella il nome Miki, perché non ero capace di produrre. Tu volevi il tripo del bambino normale. Ora capisco tutto. Non ti preoccupare, madre dorata. Ho abbastanza amore e affetto per tutti i miei genitori. Oh, che sollievo al cuore. Allora, qui facciamo così. E la papyrus. Cosa? Come hai fatto? Sei troppo forte. Mi dispiace, li ho mangiati. Davvero, cavoli. A nessuno è mai piaciuta la mia cucina. Invece non so che buono. Non temere umano, il grande chef io ti preparerà tutta la pasta che vorrai. Ok, se invece gli dicevamo che li avevamo lasciati, lui dice: oh, li hai lasciati per me, ma che bravo che sei, cose del genere. Era contento lo stesso. Fratello ha iniziato una collezione di calzini. Che tristezza. A volte gli chiedo come farebbe senza un tipo come me che si prenda cura di lui. Ok. Qua ti fa capire quanto si vogliono bene comunque, tutti e due. Che posso dire? Stai mettendo un po' ad arrivare qui. Ho deciso di migliorare questo puzzle, rivoluzionando la mia immagine. Vabbè, sì, non ti preoccupare, amico. Allora, qua com'era? Devo ricordarmi com'era la situazione. Era tipo da così. Facciamo così. Potentissimo. Wow, ce l'hai fatta. Ce l'ha fatta senza il mio aiuto. Incredibile, sono colpito. I puzzle devono piacerti tanto quanto me. Poi sono sicuro che adorerai anche il prossimo puzzle. Anche se probabilmente potrebbe risultarti un po' troppo facile. Ok. Let's go. Sansa, complimenti per averlo risolto così velocemente. Non hai nemmeno avuto bisogno del mio aiuto. Il che è fantastico, perché adoro non fare un bel niente. Un grande Sansa. Sansa stile di vita. Ok, ma c'è la cosa tutta casuale dove ci escirà la riga per andare al centro tranquillamente. Vai, vai, ma virus sta spiegando tutto. Sì, ho capito. Veramente casuale, let's go. Turu turu tu tu tu.
Sconsolato se ne va. Congegno in funzione. In realtà quegli spaghetti di prima non erano male per essere fatti da mio fratello. Da quando ho iniziato a prendere lezioni di cucina è migliorato tanto. Scommetto che se si impegna l'anno prossimo farà tanta roba, farà roba combustibile. Ok. Pensavo che io per darti il latte mi facevo il latte. Cos? Facevo dare il latte dal caro lattaio. Stranger. Fortuna mia, cresciuta in salute piena di bontaitudine. Bontaitudine. Questo cane sta fissando la neve aspettando che diventi arte. È determinato. Probabilmente c'è una cassa piena di canditi. Ah, i canditi. C'è una telecamera nascosta qua dietro, ragazzi. Alfis, guardate come ci osserva. Sì, per favore accarezzare un cane. Ho accarezzato il cane. Il cane ci riempie di determinazione. Quel cane che crede un artista, ma non sa nemmeno cosa creare. Probabilmente non aiuta il fatto che abbia il cervelletto grande quanto un croccantino. Bene, la smetto, momenti di lore inverso. Che però ci chiudiamo qui, lore troppo impegnativo. Papyrus di neve. Questo qua invece è Sans. Mucchio di neve con la parola Sans scritta sopra, il pennello rosso. Che Sans si rompe il cazzo di fare cose. Allora, ho sbagliato già, vero? Sì, si inizia da sopra. Si inizia da sopra e si fa così. Perfetto, troppo forte. Si gode. Col cappellino? Cappellino. Qua c'è Sans, come butta? Tra poco arriva l'arena, no? Ad attaccarci. Hai perso la strada? C'è l'arena. Pega l'alce. De decora. Hai rimosso i bastoncini di zucchero. Ora va un po' meglio. Lì è che. Aia. È contenta comunque se gli leviamo la roba addosso. In meno. Ah, non ci ha attaccato. Ok, perfetto. Possiamo risparmiarlo. Allora, questa qua rimane sempre il più grande mistero di Undertale. È una porta che non si chiude, non si apre, non si fa un cazzo. Ma se non sbaglio, mi avete detto che è tipo del cut content sta porta, quindi non ci posso fare niente. Quindi la lasciamo qui. La ignoriamo e ce ne andiamo a fanculo, giusto? Mi confermate? Complessa da aprire, quindi si può aprire. E come la apriamo, Stranger? Dimmelo, questa qua è l'ultima run che facciamo, quindi se possiamo provare ad aprirla, la apriamo. Tanta monete, perfetto. Mi ricordavo che parlava tutte le cose, facesse avere più monete. Io mi hai aperta. Ah, ok, quindi non lo sai. Che qua c'è il cagnetto. Ah, però non ho salvato, cazzo. Se muoio riparto dal salvataggio. È finita se riparto dal salvataggio. Cagnolone. Carezza. Troppo lontano per essere accarezzato. Ah, già. Cazzo. Wow. Fai un cenno. Ti balza addosso e ti riempie di bava. No, mi hai fottuto. Fammi mangiare una caramella.
Ok. Cerca affetto, carezza. Zzz. Si è addormentato e poi si sveglia così eccitato. Babau, babau, babau. E io sbatte la zampetta sulla neve. Ok, gioca. La palla di neve la lancia per farla riprendere al cane. Si spiaccica per terra, cane raccoglie tutta la neve della zona e te la porta. Ora che non è stanco, appoggia la testa di te. Si addormenta. Con un po' di cane, con clamore, neve e carezze. Facciamo carezze. Da carezze il cane si butta addosso con tutto il suo peso. I suoi movimenti rallentano. Ma non hai ancora finito di accarezzare. Ok. Indicatore di coccola al 40%. E carezza. Indicatore di coccola sarà al 100%. Il cane si ribalta a gambe all'aria. Bow bow. Bow bow. Bow bow. Cagnone è contento. Ok. Risparmio. Perfetto. Ora esco al lavoro. Buon ritorno a casa, stranger. Cagnellone se ne va col culo all'aria. Bellissimo. E andiamo verso Nevischio. Sì, 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 tanto. Là c'è il cagnolino. Infame. Ma quanto qua ti fallisce tutto. Non dai, virus. Attiva, attiva. Non si attiva niente. Let's go. Più. Cosa guardi? Non so cosa vorrà fare mio fratello adesso. Se fosse in te, io mi assicurerei di aver capito gli attacchi blu. Sì, li ho capiti. Li ho capiti tranquillamente, amico mio. Ok, siamo a Nevischio. Mi metto a Nevischio. Ah, una cosa che forse qualcuno di voi non sa. Che qua c'è un'altra telecamera. Sempre per il fatto che Alphys ci osserva fin dall'inizio. Abbiamo scoperto in una di queste run che ci stanno queste telecamere ovunque, praticamente. Allora, Venturina, posso aiutarti? Allora, qua vendeva delle cose interessanti. Ma quasi quasi prenderei la bandana. Biscotto possiamo mangiarlo due volte, tanta roba pure. Prendiamo la bandana e il biscotto. Facciamo tutti i dialoghi. Ok, perfetto. Allora, siamo lo scrigno. Dobbiamo mettere il pezzo di pupazzo sicuramente qui. La bandana la dobbiamo usare in modo che mettiamo il fiocco qui dentro. Perfetto. In. Sì, voglio dormire, tanto è uno scam. Che stanno quelli che russano. Siamo andati a dormire. E che incredibile, dato che sei in una camera da solo 20 minuti. Ricordi i tuoi soldi. Ma puoi pagare se vuoi rimanere per la notte. Mamma dice che riposare può far recuperare i PS massimi. Cos'è un PS massimo? Distrugge il coniglietto. Andiamo. Allora, qua c'è tutta la gente. Qua c'è l'amico nostro. Ciao amico. E Grisby ci sono tutti di nuovo, guarda lì lì. Beh, in realtà non penso che mi serva parlare con tutti.
ce l'abbiamo fatto abbondantemente, quindi eviterei di riparlare con tutti quanti. Se c'è qualcuno in particolare, fatemelo sapere. Drin drin. Sale, posso parlare con G? Aspetta un attimo. Sbagliato numero? Con G? Con G, con chi voleva parlare? Con G? G, chi è che ha G nel nome? Chi è che inizia con G? Oh, il numero sbagliato è la canzone del numero sbagliato. Ci scusiamo per aver sbagliato numero. Oh, il numero sbagliato è la canzone del numero sbagliato. Scusiamo di aver sbagliato numero. Click. Con G. Posso parlare con G? G, G, G. Chi ci sta di G? Din Alphys, Papyrus, Sans, Toriel, Asgore. Con la G non mi viene proprio nessuno. Maffet. Boh. Adesso è una cosa a caso completamente. Chiusa a chiave. Ups. Facciamoci un salvataggio, va. Qualcuno me lo sa dire il fatto del numero sbagliato, se è completamente a caso G intende qualcuno di particolare? Non mi viene nessuno con la G nel nome dei personaggi del gioco. E adesso, ragazzi, la fight con Papyrus. Siamo pronti? Non lo so. Vediamo un po'. Essere umano, permetti di rivelarti dei sentimenti complicati, sentimenti come la gioia di trovare un altro amante della pasta, l'ammirazione per le abilità di risolvere puzzle, il desiderio di essere ammirato da una persona intelligente e simpatica. Questi sentimenti devono essere ciò che stai provando in questo momento. Mi distrugge la virus. No, no, così non va, non posso essere tuo amico, sei un umano, devo catturarti, bla bla bla, nuova regola della Guardia Reale, devo diventare un grande. Papyrus blocca la strada. Perché ho 30 su 20 in PS? Gnani. Papyrus. Corteggia. Che ci stai provando con me? Infine hai deciso di rivelare i tuoi sentimenti? Beh, io sono uno scheletro con degli alta standard. So cucinare gli spaghetti. Non ho alcuna qualità. So cucinare gli spaghetti. Oh no, hai superato tutti i miei standard. Immagino che questo significa che dovrò uscire con te. Usciremo dopo che ti avrò catturato. Io sto pensando a come vestirsi per l'appuntamento. Corteggia. Oh no, usciremo dopo che ti avrò catturato. Mi piace dire niente. Niente. Mi distrugge la virus. Ma va virus è un papirus. Popi. Un po' di popi per Xemnas. Per Xemnas. Perché Xemnas è popi, quindi ce l'abbiamo sempre in bocca da questo punto di vista. Però per Stranger, scusatemi. Ma virus si spalma del Loaded Skeleton sulle orecchie. Risparmia, quindi non vuoi lottare. Allora vediamo cosa ne pensi del mio famoso attacco blu. Bellissimo il tuo attacco blu, Papyrus. Troppo scemo per essere un pavi. Papyrus ci sta bene effettivamente. Aia, mi ha colpito. Sei un infame, sei diventato blu. Questo è il mio attacco. Niente. Sei diventato blu. È troppo impegnato a lottare per flirtare con te. Usciamo dopo. Sono la crema, la risparmia, che no, non sto pensando all'appuntamento. Che stai pensando al virus? Si sì, spone la crema, bla bla bla.
Non costringere a direzionare il mio attacco speciale. Toglie il sapore della mia. Mi cado troppo velocemente. Rispondo del gioco a Trans l'orecchio. Provirus, capo della guardia reale della mia promozione. Ok, ha detto probabilmente. Oh, ma dovevo muovermi. Dello yogurt di bellezza. Papirus spaghettaro ineguagliabile. Si accorge di non avere le orecchie. Undin sarà fiera di me. Aia. Mio fratello, bello, non cambia rapidità. Credo di cambiare, fratello. Ok. Scuotendo le sue ossa. Avrò migliaia di miniature, ma... Ricorda la battaglia di Sans e aggrotta la fronte. Ci sarà qualcuno. Ci sarà mai qualcuno che mi adorerà tanto quanto te? Eh? No, Papyrus, non puoi uccidermi proprio per questo. Sono il tuo fan numero uno. Aia. Proviamo un attacco con le ossa, ma io mi devo curare. Una caramella dei mostri qua. Una persona come te è davvero rara. Lo so. Troppo potente. Oh. Cercate di mantenere la calma. E poi... Ok. Papyrus, Papyrus ci sta, è interessante Papyrus. Stavo dando le sue opzioni. Non importa, arrenditi. Aia. Sta scuotendo le ossa. Arrenditi, affronta il mio attacco speciale. Da Papyrus. Questo è l'attacco speciale, non penso. Non me lo ricordo in realtà. Fatto molto presto, solo il mio attacco speciale. Ok. Cercare di mantenere la calma. Fanno molto, solo l'attacco speciale. Usa, vai. Spaghettata pazza per fare lo speciale. Dopo Sans questo è facile. Sì. Io sto ritacchiando. Dopo un'ultima chance. Ti do un'ultima chance prima del mio attacco speciale. Aia. Prendo le sue ossa. Prendiamo la caramella. Osservo il mio attacco speciale. Ah, il cane che si vede. Ma che diavolo! Quello è il mio attacco speciale! Ehi tu, stupido cane! Mi hai sentito? Smetti di secchiare quell'osso! Dove credi di andare? Torna qui, ridammi il mio attacco speciale! E niente, andato. E comunque sono i fratelli con l'attacco speciale nullo. Va bene. Vorrà dire che sarà un attacco normale molto figo. Sì, che con l'attacco normale. Aia, dovevo muovermi. Ok. Tipo figo. No, troppo figo sta scritto forse. No, dovevo volare ancora di più, ho sbagliato, ho lasciato lo sbaglio. Oh no, questo qua è velocissimo. Ma arriva uno super veloce, tipo.
non ricordo. Beh, uff, non c'è dubbio. Non puoi sconfiggermi proprio così, stai tremando come una foglia, di conseguenza io Papyrus ti sto mostrando pietà. Ti risparmierò, questa è la tua chance di accettare la mia pietà. Stai risparmiando. Let's go. Come sono fratelli l'attacco speciale. Ah, questo qua c'è. Non riesco nemmeno a battere qualcuno debole come te. Undine sarà molto delusa. Non vedrò mai arrivato nella guardia reale. Il numero dei miei amici rimarrà tale quale a prima. Diventiamo amici. Davvero? Vuoi diventiamo amici sul serio? Beh, allora credo che per te possa fare un'eccezione. Cavoli, non siamo nemmeno usciti una volta e sono già riuscito ad essere frienzonato. Chi l'avrebbe mai detto che per fare amicizia sarebbe bastato farci orribili puzzle e combatterci? Ho insegnato molto e se ormai ti hai permesso di passare, ti do anche indicazioni di uscire da qui, continua dritto fino a che non arrivi alla fine della caverna. Poi quando arrivi alla capitale passa la barriera, il sigillo magico che ci mantiene intrappolati qui, chiunque può entrare ma nessuno può uscire, tranne qualcuno con un'anima potente. Proprio come te. È per questo che il re vuole ottenere un essere umano, vuole aprire la barriera col potere dell'anima. Vabbè, sono tutte cose che già sappiamo. Se il re ti mostri lui, è come posso descriverlo. È un sacco divertente, cose, un sacco buono, bla bla bla, gne, eh. Se ne vola, Papyrus. Allora, ragazzi, adesso una domanda. Per fare la True Pass, visto dobbiamo per forza fare anche l'appuntamento con Papyrus? Questa è una grande domanda. È una cosa che deve essere fatta, l'appuntamento. Proviamo ad entrare nel capanno misterioso. Ah, sta qua fuori Papyrus. Ti ricordo che comunque ci abbiamo perso un po' di tempo per fare l'appuntamento, quindi lo chiedo per vedere se si può evitare o dobbiamo farlo. Dovresti imparare cos'è la privacy. Sette lettere piene di pubblicità non letta. Gentile, a parte devo controllare la posta per me. Aspetta, no? In realtà è molto strano. E così sei di nuovo qui a reclamare il tuo appuntamento. Devi interessarti davvero tanto. Vorrà dire che ti porterò in un posto speciale, un posto in cui passo molto tempo. Ci porta in camera sua. Casa mia. Let's go. Ti interessa il museo del cibo? Però cambiare qualcosa culinario, mettere il filo più nei contenitori, ho scritto spaghetti. Non ti ricevo più in metro, ma sai che è la fine di un'era, addio internet crudele. Buon viaggio, stranger. Un cestino per visitarlo quanto vuoi. Non c'è niente dentro, però. C'è il cane. Cosa quel cane piccione? Edizione. San, smetti di tediarmi con accompagnamenti musicali. Lascia perdere, ok. Lasciate io per le torte nel forno. Arrocciato messi mio fratello, spero se mi darle a mangiare. Essere io quello responsabile. Arroccia coperta di zuccherini. Calzino sporco con sopra una serie di note. Sans, per favore, raccogli il calzino. Ok, non rimetterlo giù o spostarlo. Ok, l'hai spostato un paio di centimetri. Spostare la camera tu. Ok, non riportarlo indietro. Ok, ancora qui. Mi hai appena detto che non devi riportare in camera mia. Lascia perdere. Calzino sporco. Vabbè. Tocca il divano e mette un tintinino. Trovate le monete sparse sul divano. C'è 20 monete d'oro. Ok. Divano flaccido.
un libro di battute, guardi dentro, sì, dentro le battute è un libro di fisica quantistica, guarda all'interno, c'è un libro di battute, guarda al suo interno, all'interno c'è un libro di fisica, dice fermarti, è un Inception questo libro. Oh, è il mio gioco preferito, questa qua è la canzone di Metatron. Dice rimanete sintonizzati per un nuovo programma MTT. Cose solite molto meglio di così, è solo un brutto episodio, non giudicarmi. Un'immagine classica mi ricorda sempre le cose importanti nella vita. Porta è chiusa, e da Sans non possiamo andare. Ok. Allora, da sopra qua posso vedere la televisione. Per prendere la mia casa, fate come calma, divertiti. Ok, voglio andare in camera tua. Questa è la mia camera, se finite di guardare in giro potremmo entrare e fare qualsiasi cosa, faccio una coppia in un appuntamento. Entriamo. Beh, c'è proprio la bandiera pirata, è potentissimo. Ehi, quelli sono gli attacchi che ho usato su di te. Quanti ricordi. Sembrava ieri, nonostante appena successo. La cassa piena di ossa. Internet, sono piuttosto popolare lì, manca una dozzina per avere un numero a due cifre, gente che mi segue. Ovviamente il successo è un caro prezzo. Questo è aperto su un social network. Ci sono scheletri in armadio, tranne me a volte. Guardi nell'armadio, sì. Sono vestiti appesi con cura. Giusto essere immortalati nel senso della mano. Allora, poi c'è il... qui, vediamo qui. Quel libro è uno dei miei preferiti, Costruzioni di puzzle avanzata per menti critiche. Quel libro, dopo un altro, dei miei preferiti, Nascondino con il coniglietto morbidoso. Finalmente mi colpisce sempre. Uno dei complessi libri per bambini. Non è la bandiera... Ganza è grandissima la bandiera. Un din l'ha trovata nella baia. Credo provenga dal mondo degli umani. Ora so cosa sta pensando. Perché è una bandiera umana? E con sopra uno scheletro fighissimo. Beh, è una teoria. Penso che gli umani discendano dagli scheletri. Gne. Ah, che grande. L'action figure, un grande riferimento a schieramenti di battaglie ipotetici. Come faccio ad averne tante? Beh, diciamo che me le hanno date. Un uomo cocciuto sorride sorridente. Chiama a fare sorprese. Sì, proprio così, Babbo Natale. C'è un figol di tanti robot sexy. Mi sembrano dei robot sexy, però vabbè. Per il mio letto, se avessi la strada, il vento di capelli che non c'ha. Il sole sulla mia pelle, ovviamente è soltanto un sogno, che non c'ha né nei capelli né nella pelle, giustamente. Quindi mi limito a viaggiare mentre dormo. Come mai ti interessa il mio letto? Hai bisogno di riposare? Ok, non dice altro. Ok. Quindi, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Iniziamo l'appuntamento, sì. Ok, iniziamo l'appuntamento. Vai, appuntamento. Here we are, on our date. Siamo qui al nostro appuntamento. In realtà non ho mai fatto nulla di simile prima d'ora. Niente paura, non puoi dire preparato senza dire molte lettere del mio nome. C'è il libro ufficiale per gli appuntamenti, siamo pronti per divertirci alla grande, vediamo. Punto 1, premici per fare comparire il link dell'appuntamento. Ok. Wow, mi sento così informato. Penso che siamo pronti per dare il punto 2. Chiedi un appuntamento. Umano, io il grande papiro si uscirò insieme a te. Sì. Davvero, wow! Quindi vuol dire che è tempo per il punto 3. Il punto 3, vestiti bene per mostrare che ci tieni. Aspetta un attimo, vestiti. Quella bandana intorno alla tua testa. Stai indossando i vestiti proprio adesso. E non è solo... Anche prima aveva addosso i vestiti. No, non può essere. Vogliamo appuntamento con me fin dall'inizio, sì.
Distrutto papyrus. No, hai pianificato tutto. Sei molto meglio di me negli appuntamenti. No, la tua potenza di appuntamenti. Niente. Non pensavi di avermi battuto. Io, il grande papyrus, non sono mai stato battuto negli appuntamenti e mai lo sarò. Posso facilmente starti dietro, vedi, anch'io posso indossare abiti. Difatti, indosso sempre abiti speciali sotto quelli normali. Giusto in caso qualcuno mi chieda un appuntamento. Ammira! Cool dude! Che ne pensi, Messie Segreto? Lo adoro! No! Si fa il sesso pazzo con Popirus. Poppy Poppy, un complimento sincero. Stiamo distruggendo, lo stiamo distruggendo con il nostro potere di appuntamenti. Comunque, non comprendi davvero il potere nascosto di questo costume. Quindi, ciò che hai appena detto non conta. Questo appuntamento è giunto alla sua fine. Mi auguro che tu non trovi il mio segreto. Non succederà mai. Questa maglietta prima non era scritto figo, ma l'ho migliorata. Consiglio. Ogni vestito può essere migliorato. Il cappello, niente. Bene, allora hai scovato il mio segreto. Immagino che non avere questa scelta. Un regalo solo per te. Aprilo. E sai cos'è questo? Ovviamente, sono gli spaghetti. E ciò a cui stai pensando, vero? Giusto? Ah, ma ho sbagliatissimo. Questa non è la solita pasta. Questo è un lavoro da artigiani. Spaghetti di seta invecchiati in una botte di quercio. E poi cucinati da me, grande chef Papyrus. Umano, è tempo di finirla qui. Non ha senso proseguire oltre. Mangiali. E prendi un morso. E la tua faccia si contorce istintivamente. Il sapore è indescrivibile. Espressione passionale, adori davvero la mia cucina. E per estensione me, forse più di me stesso. No! Distrutto papyrus, ragazzi. Umano, adesso mi è chiaro. Provi amore per me. Tutto ciò che fai, tutto ciò che dici, tutto questo per me, umano. Anche io vorrei che tu fossi felice. È tempo che anche io esprima i miei sentimenti. È tempo che te lo dica. Io, Papyrus. Io. Wow. Fa caldo qui dentro o sbaglio? Mo ci frenzona. Oh, diamine. Umano, io mi dispiace. Non mi piace allo stesso modo di come piaccio a te. Romanticamente, intendo. Voglio dire, ci ho anche provato. Visto che stavi filtrando con me, ho pensato che avrei dovuto uscire con te. E poi il resto sarebbe venuto di conseguenza, che avrei eguagliato la tua passione per me. Ma ahimè, io, il grande Papyrus, ho fallito. Mi sento come prima, e anzi, uscendo con te, ti ho solo fatto sprofondare di più nell'intensa passione per me. Un'oscura prigione di passione senza uscita. Come si può fare questo degli amici? No, aspetta, non va bene. Io non posso fallire mai. Umano, ti aiuterò in questi tempi duri. Continuo ad essere il tuo grande amico. Farò finta che non sia successo niente. Dopotutto, tu sei eccezionale. Sarebbe tragico perdere la tua amicizia, perciò dai, non piangere perché non ti bacerò, ma anche perché non ho le labbra. Ed ehi, un giorno troverai qualcuno di figo come me. Beh, no, non è vero. Ma ti aiuterò ad adeguarti alla seconda della scelta. Ok, oh, e se mi vuoi ricontattare, ecco il mio numero di telefono. Puoi chiamarmi quando vuoi. Platonicamente. Beh, devo andare. Ok. Possiamo fare altro a casa di Papyrus, penso. Ok.
porte chiuse, non bussa neanche per vedere se possiamo andare a Sans. Va bene. Immagino che non ci sia niente di niente. Ok. Andiamo a salvare. Non ci rinchiudeva Papyrus, tipo. E tra la casetta qui a fianco, prima. All'interno. E poi diventavamo amici, non mi ricordo, forse ci rinchiude più avanti. Non ricordo io male. Let's go. Questo è un figlio dell'ego, ripeto l'ultima cosa che sento all'infinito. Bello, vero? Io ti ho svegliato anche tu per vederla, giusto, figo, la migliore, bla bla bla. Lui vuole vedere Undine. Che c'è, mai visto un tizio con due lavori? Per fortuna due lavori significano il doppio delle pause normali. Voglio fare... Ok, vai, andiamo. Sensissimo il mio lavoro. Andiamo. Di qua, conosco una scorciatoia. Vado dalla parte opposta, bellissimo. Scorciatoia niente male, eh? Ehi là, bella a tutti. Ehi Sans, ciao Sans. Salve Sans, e la Sansino. Ehi Sans, non è venuto qualche minuto fa a fare colazione? Nah, non faccio colazione da più di mezz'ora. Forse intendevi il brunch? Vieni, accomodati. Giustamente. Ops, fa attenzione a dove ti siedi. A volte devi stare in numerosi cuscini sulle sedie. In ogni modo, ordiniamo. Che vuoi? Patatine? Un panino. Panino. Non sembra affatto male. Gribbi, vorremmo due panini. Dunque, che ne pensi di mio fratello? È un figo. È certo che è un figo. Saresti come lui se indossassi un completo come quello ogni giorno. Pensa, toglierebbero di dosso quella roba solo se fosse obbligato a farlo. Oh beh, almeno se lo lava. Ciò che intendo dire è che lo tiene pure sotto la doccia. E qui arriva il rancio. Vuoi del ketchup? No. Ce n'è più per me. Si beve il ketchup. Se non ci vuole riempire di ketchup in modo esagerato. Comunque, figo o no, devi ammettere che questo si impegna. Ad esempio, cerca sempre di unirsi alla Guardia Reale. Un giorno andò a casa della comandante della Guardia Reale e le imploro di arruolarlo. Ovviamente gli sbatté la porta in faccia, dato che era mezzanotte. Ma il giorno dopo, lei si svegliò e lo trovò fuori ad aspettare. Notando la sua dedizione, decise di allenarlo per renderlo un guerriero. Cioè, non stava ancora lavorando, diciamo. Ah già, volevo chiederti una cosa. Hai mai sentito parlare di un fiore parlante? Sì, fiore di puttana. Dunque sai tutto al riguardo. I fiori dell'ego. Ah, stai parlando di quelli. Si trovano un po' ovunque nella palude. Di loro qualcosa la ripeteranno all'infinito. Che ti pare? Beh, Papyrus mi ha detto una cosa uscita interessante l'altro giorno. Ogni tanto, quando non c'è nessuno nei dintorni, compare un fiore che gli sussurra robe. Robi merda, lusinghe, suggerimenti, esortazioni, previsioni. Strano, eh? Qualcuno sta sfruttando un fiore dell'eco per prendersi gioco di lui. Vedi di stare in guardia, intesi? Grazie. Cavolo, ho fatto una pausa bella lunga. Non riesco a credere che mi sia distratto dal lavoro per così tanto tempo, così tanto. Ah, ad ogni modo, non ho il becco di un quattrino, perché tu il conto? Sono 10.000... Ok, sì, scherzo. Grilby, metti tutto sul mio conto. A proposito, sto per dire qualcosa, mi sono scordato cosa. Ok.
Ok. E adesso ce ne possiamo riandare. Ritroviamo di nuovo lì. Ricordo, si rimette lì al lavoro. Tutto ciò che dà un senso alla vita è lo spiegare il fiore dell'eco. Nessuno può sapere. Sono scienze qualche volta. Dietro non si può andare. Ok, perfetto. Siamo lo scrigno. C'è qualcosa di interessante che possiamo metterci? No. Ah, ma qua c'è il guanto clamoroso. Quando abbiamo preso il guanto clamoroso? Più 5 all'attacco. Abbiamo 3 all'attacco, quindi lo mettiamo. Coltello giocato. Vai. Allora, scendiamo prima qua giù. Qui c'era un fiorellino, non mi ricordo se dice qualcosa di interessante. Vedete, hai visto qualcosa dietro quella cascata? Ok. C'è la telecamera nascosta dietro questa cascata. Un'altra. Piena di telecamere. Però qua c'è il segretino invece. C'è il tutù. Lo prendiamo e lo indossiamo. Bandana da dove? Ah, posso chiamare Papyrus, giusto? Toriel non mi dice niente. Non risponde nessuno. Non risponde neanche Papyrus, ok. E adesso c'è il primo incontro con Undin. Ciao Undine, sono qui, il rapporto quotidiano, vabbè, dice il fatto dell'umano, vabbè. Vedi, incazzatissimo, guarda. Ti vedo come posso. L'amico. No, non colpisce nessuno a sto giro. È dopo che colpisce. Let's go. Eccolo qua l'amico. Yo, hai visto in cui stava fissando? Fighissimo, bla bla bla. Povero Cristo, guardalo lì. Ok. Allora, questo qua devi fare contrai. Gara di muscoli. Ah, sì, qua c'è la gara di muscoli con lui, che non se ne vola via. Eccolo. Perché è un pallone gonfiato, per questo se ne vola via? Chissà. Allora, andiamo così. Proprio
proprio pronto alle responsabilità. Prendiamo uno sformato abbandonato. E andiamo. Qua com'era? Così? Sì, era così. Pronto, ciò sono Paviglio, secondo me hai fatto il numero 10, è stato facile, ho chiamato il numero finché non ho trovato il tuo. Allora dimmi cosa stai indossando, lo chiedo per un'amica e dicevi che sei un vecchio del voodoo. Come rispondi? Sì. Ah, allora stai indossando il vecchio del voodoo, capito? Baci baci, sentiamo. Poi ci racconta tutta la storia. Ti lavo, pulire. Io ti lavo e inizia a saltellare tutto eccitato. Pulisce. Ok. Soltanto uno ne serve, no? Pulisce, okay. Pulisce. Vuoi il telescopio? No, non c'è bisogno. Qua ci sta la cosa segreta. Ok. Vediamo un po', va? Adesso iniziano le corse. Si è incastrata la bustina vicino alla cosa dell'acqua. Ok, andiamo. Let's go! Shum. Prendere il nostro amico Kid Monster Zank. Lui è contentissimo. Eccolo qua. Io l'hai visto, bla bla bla. Ok. Squid. Ok, allora qui... Ah, c'è Sansa che ci fa lo scherzetto. Usiamolo. Sans, ma non si vede niente da questo telescopio. Ops, abbiamo l'occhio viola. Non sei soddisfatto, non ti preoccupare, ti rimborso per il tuo 2 centesimo. Ok. Qui c'è la tartaruga? No. C'è il tizio dei gelati. La casa vedrà adesso è vuota. Ok. Tanto pensa una soluzione, carta fedeltà. Ogni volta che compri un gelato prendere la carta fedeltà della cassa. Così te li puoi scambiare per un gelato gratis, ok. Non lo prendo. Lasciamolo per il momento. Dipende quanto sono questi differenti. Ok. Let's go. Gocciolina.
Se è una stella, puoi toccarla, mangiarla, puoi ucciderla. Sei per caso una stella? E lì c'è il nostro amico Paperello. I fiorellini con la lore ci fanno capire quanto i mostri vorrebbero uscire fuori. Quelle scarpe a ballerina le prendiamo e ce le mettiamo pure. Scappa a mangiare, ci vediamo dopo. Dopo figlia, tanti bacini, grazie per essere stata qui. Signore, assassino, bla bla bla, vecchio tu. Dopo ci fai sapere cosa hai mangiato di buono, ovviamente, figlia. Allora, gelatina, basta che facciamo risparmio, abbiamo fatto. Mi raccomando, ragazzi, andate a seguire mia figlia, anche se oggi non c'è nessuno, praticamente. Allora, come mi facevo gli sciabattini. Adesso c'è Onion San Momento. Hello, ciao Onion. Sente, felice cascate. Ciao, 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 Onion. È stato un piacere di pazzi. Ah, questa è la sirena. Lo stesso. Canticchia. Sire, sire. Perfetto. Ah, quasi continuo. Poi cosa c'era? Ok. Quindi sì, dobbiamo continuare prima. Mettere l'ombrello qua sopra. Che non mi ricordo perfettamente com'è la situazione. Prendiamo l'ombrello. Cerchio su, destra, cerchio giù, destra. Cerchio su, destra, cerchio giù, destra. Cerchio su, destra, cerchio giù, destra. Cerchio giù. Destra, cerchio, su, destra, cerchio, giù, destra, cerchio, su, destra, no. Niente, fallito. Fallito. So che non mi serve un cazzo andare lì, però. Cerchio su destra, cerchio giù destra, cerchio su destra. Cerchio giù destra. Cerchio su destra.
qua c'è l'artefatto. Sputano troppi cani. Siamo il cane. E si ruba l'artefatto. E ci lascia il residuo benino. E ci abbiamo la cancellata però. Ok. Non mi ricordo se c'è un salvataggio poco più avanti o no. C'è tutta la parte con il piccolo mostro e poi c'è il salvataggio se non sbaglio. Andiamo, andiamo. Non ci parla di quanto è fissato con un din. Penso niente troppo ganza. Ecco lì giù il castello. Siamo praticamente l'ombrello e andiamo. Ci fa salire, perfetto. Sponk. E andiamo. Ecco qua il salvataggio, il nostro finale. Dolce suono di un carillon lontano mi riempie di determinazione. Ok ragazzi, allora direi qui chiudiamo e ci mettiamo un attimo così in just chatting e andiamo a cercare un raidino che devo andare a cucinare. Allora, vediamo un po'. Meglio dire che ce ne andiamo proprio da Miki che sta ancora live. Ci fa compagnia mentre cuciniamo. Allora, Raid da Iron B. Vi auguro buona serata. Grazie per essere stati qui. Se c'è ancora qualcuno, un bacione fortissimo. Andiamo a salutare Iron B. Ma ciao Rob, come stai? Abbiamo finito la Genocide settimana scorsa, ma abbiamo iniziato la Soulless. Come stai, Rob? Ma arrivederci, sei arrivato proprio nel momento che devo andare a cucinare, Rob. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito la Genocide. Arriva alla fine, eh sì, sei arrivato proprio alla fine, mannaggia, mannaggia. Come stai? Come stai? È il tempo che mo parte il raid a breve. Grazie per essere passato, Rob. Se vuoi, stasera alle 22 c'è la serata pirata e con la nostra Rox, con mia figlia Rox, e facciamo un po' i pirati su Sea of Thieves. Vi auguro buona cena, buon appetito e grazie per essere passato, Rob. Bacione fortissimo. Ci vediamo presto, spero presto. Ciao. 3, 2, 1. Let's go, right. Un bacione.